Bene, eccoci qui con la seconda parte della nostra video recensione del Motorola Razr. E nella prima parte abbiamo effettuato un hardware tour di design dello smartphone e in questa parte faremo vedere il software installato a bordo. Iniziamo con la lock screen che è molto semplice, possiamo sbloccare andando direttamente sulla fotocamera o sbloccare normalmente o disattivare e attivare l'audio. La versione di Android installata è la 2.3.5 Gingerbread e Motorola ha già annunciato che verrà effettuata l'aggiornamento del Razr a Ice Cream Sandwich nei primi mesi del 2012. Interfaccia personalizzata MotoBlur di Motorola, non molto invasiva, ricalca un po' come l'interfaccia di Android classica. Ci sono vari widget che mano a mano andrò vedendo. Partiamo dall'analizzare la dock bar che è composta da tre scorciatoie più la scorciatoia per il menu delle applicazioni. Possiamo prendere e trascinare un'applicazione qui nella dock bar in questo modo. Entriamo nel menu delle applicazioni e vediamo che sono organizzate in tutte le applicazioni recenti e scaricate. Possiamo aggiungere un nuovo gruppo per organizzare meglio le applicazioni che si scorrono orizzontalmente e non verticalmente come siamo abituati dalla interfaccia base di Android. Qui in alto c'è un link al market per aggiungere un'applicazione a una delle schermate. Bisogna cliccare su un'applicazione e aggiungerla alla schermata. Non possiamo trascinarla direttamente come siamo abituati a fare, ma bisogna aggiungere alla schermata in cui ci troviamo e poi andare a trascinarla dove vogliamo noi. Le transizioni sono tra una schermata e l'altra sono abbastanza semplici, anche se è una transizione abbastanza piacevole. E a questo punto facciamo vedere anche la barra delle notifiche. Non ci sono le scorciatoie che alcune personalizzazioni includono, ma è pulita. Ci sono le solite notifiche del sistema Android e basta. Andiamo a vedere adesso qualche widget, iniziando con quello dei social network, che fa vedere lo stream dei nostri contatti su Twitter, Facebook o Flickr, un widget che io personalmente apprezzo molto perché sto sempre qui a vedere gli aggiornamenti su Twitter e quindi una cosa buona che hanno incluso nella ROM. Altri widget sono per esempio il widget del meteo, che ci permette di visualizzare il meteo possiamo aggiungere altre città, per esempio la mia città natale. Vediamo che tempo fa, sperando che piove, così vi faccio vedere anche l'animazione. Ecco qui, nuvoloso, vedete? Animazione abbastanza carina, ancora più carina quella della pioggia, dove fa vedere un po' l'effetto pioggia sullo schermo. Poi il widget dei contatti preferiti, anche questo molto carino. Per accedere a tutti i contatti, swipe in alto e si apre questa matrice con i nostri contatti preferiti. Per chiuderla, swipe in basso, di sicuro effetto. Altri widget sono quello delle foto, che le foto vengono tratte direttamente dai social network, in questo caso Facebook, e poi c'è il widget dei bookmarks, che tutti i widget sono ridimensionabili. Scusate. In questo modo. Bene, quasi, quasi tutti i widget, non proprio tutti. A questo punto direi di andare nella galleria e far vedere un po' come funzionano le foto.
rullino fa vedere le foto scattate direttamente da questo smartphone. Vediamo una foto. Qui la foto, poi ovviamente è presente il pinch to zoom che però ha qualche problema di lag, come potete vedere. La qualità delle foto l'abbiamo analizzata in un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro blog. Vi invito a andare a vedere le foto scattate che sono di buona qualità, anche i video. È possibile vedere le foto in questa modalità a carosello. Molto carino anche qui. Ovviamente anche in modalità portrait vengono visualizzate a matrice. Entrando nella foto è possibile condividerla su social network o attraverso altri mezzi, come è normale che sia. Andiamo a vedere adesso il resto della galleria, perché è possibile sempre dentro l'applicazione galleria vedere le foto dei contatti che abbiamo su Facebook, Twitter e quant'altro. Queste sono foto che abbiamo su un nostro contatto su Facebook e direttamente anche le foto che abbiamo sul nostro profilo di Facebook o Twitter. In questo caso io ho sincronizzato solamente Facebook. E qui vediamo gli aggiornamenti mano a mano che vengono postati dai nostri contatti. È presente anche un altro link a Motocast, che è un servizio sviluppato da Motorola che include questo smartphone, attraverso il quale è possibile sincronizzare i dati che abbiamo sul nostro computer direttamente sul nostro smartphone. Adesso vi faccio vedere, siccome non ho molte foto sul computer, vi faccio vedere un video. Ho una cartella di video sincronizzato. Accediamo dal gestore dei file che dà quattro opzioni: la memoria interna del telefono, quella SD, le cartelle condivise che abbiamo su vari server e Motocast, appunto, di cui vi parlavo. Qui ho sincronizzato due PC, quello online e quello fisso. E andiamo a vedere qualche film, come viene riprodotto un film che ricordo che sono direttamente sul mio computer. Siamo sotto rete wifi, quindi lo streaming è buono. Comunque possiamo configurare l'applicazione in modo che se non siamo sotto rete wifi ma siamo su una rete 3G o su un'altra rete wifi e quindi non abbiamo accesso diretto al computer, possiamo configurarlo attraverso proxy o gateway, insomma. I dati sono accessibili anche se siamo fuori dalla rete. Come vedete, lo streaming è molto buono. Questo vale per film, foto e ovviamente qualsiasi tipo di file MP3, per esempio. Ok. Ok, a questo punto, visto che abbiamo introdotto anche la galleria, andiamo a far vedere la fotocamera. Qui ha un'interfaccia ovviamente personalizzata con questa barra delle opzioni che è possibile nascondere. Qui c'è lo zoom e qui il bottone per l'otturatore, per scattare le foto e per switchare tra modalità foto e modalità video. Le scene che possiamo personalizzare sono
Queste qui, automatico, ovviamente riconosce la modalità in automatico, ritratto, paesaggio, tramonto, ritratto notte, sport e macro. Le macro vengono effettivamente molto bene. Ed anche, anche c'è anche la modalità qui, panorama, che consente di scattare una foto in modalità panorama. Adesso prendiamo un soggetto che forse non è molto, andando a scattare da sinistra verso destra o al contrario, ci unirà le foto. Spero che il risultato sia buono. Insomma, comunque, ho provato a farlo con un paesaggio e il risultato è stato molto, molto buono. Ripeto, c'è il focus sul nostro blog, dove abbiamo oppato la foto. Qui, con l'ausilio del mio amico Spock, vi faccio vedere un'altra modalità. Quella, ovviamente, scatto singolo. E se, non deve, se la camera non deve mettere a fuoco, possiamo scattare, una serie di foto istantanee in questa maniera, a raffica. Ovviamente, se non deve mettere a fuoco, come vedete, lo scatto è praticamente istantaneo. La modalità video offre risoluzione da QVGA a alta definizione Full HD, ed è presente anche uno stabilizzatore video per aiutarci a ridurre l'effetto tremolo che abbiamo se siamo in movimento o se ci trema la mano. Scordavo, le foto vengono scattate in 6 megapixel in formato 16 noni o in 4 terzi a 8 megapixel. Bene, proseguiamo adesso. Facciamo vedere un'altra applicazione che include questo telefono, sviluppato sempre da Motorola, che sono le azioni smart. Azioni smart che permettono una serie di personalizzazioni per la gestione del risparmio energetico. Possiamo aggiungere delle regole, dei trigger e delle azioni, cioè trigger eventi scatenanti per cui dovrebbero prodursi delle azioni. Ad esempio, un evento, il livello della batteria, meno del 10%. Cosa può succedere quando si verifica questo evento? Per esempio, luminosità, lo abbassiamo al minimo. La suoneria la mettiamo silenziosa, o il GPS lo mettiamo disattivato, e così via. Ovviamente, le possibilità di personalizzazione qui sono moltissime. Spetterà a noi decidere quale regole sono più convenienti per il nostro uso quotidiano. Bene, tra le applicazioni installate troviamo anche Gestione Attività, che è un semplice killer di applicazioni. Selezioniamo le applicazioni che vogliamo e le chiudiamo. Altre applicazioni che possiamo trovare, per esempio Motoprint, che è un'applicazione per inviare file da stampare sulle nostre stampanti collocate in rete. Le stampanti che funzionano sono quelle a inchiostro HP e Epson, e la maggior parte delle stampanti laser. Bene, già che ci siamo, adesso andiamo a vedere anche la musica. Qui una piccola annotazione: ho diversi album
presenti sulla memoria SD con relative cover immagini, ma non so perché non me ne sta rilevando, non me ne sta facendo vedere. Vabbè, qui applicazione musica, possiamo avere l'opzione di ascoltare radio attraverso internet, che sono podcast o radio su internet, non è presente la radio fisica, o meglio, questo è un po' un mistero perché il chipset lo sopporterebbe, ma il sistema operativo non mostra l'applicazione e non possiamo ascoltare la radio FM, e quindi è una mancanza che secondo me è abbastanza importante. E quindi possiamo anche vedere applicazione musica, ovviamente la mia raccolta. Ascoltiamo ad esempio un brano, così faccio vedere anche la qualità della riproduzione. Vediamo questo. Il volume è molto forte, molto pulito, ovviamente non a livello delle casse stereo che possiamo avere, comunque è abbastanza buono. Una cosa molto carina che implementa questa applicazione musica è la possibilità di condividere sui nostri social network quello che stiamo ascoltando. In questo modo pubblichiamo o su Twitter o su Facebook: sto ascoltando Rainbow in the Dark di Dio. Vi faccio vedere anche la modalità landscape, che come quella nelle fotografie, nella galleria, fa vedere tutti gli album in modalità carosello. Adesso, brutto effetto con questo disco senza copertina, non riesco a capire perché non viene effettuato, non viene riconosciuto il JPEG che è dentro l'album, ma vabbè. Altra feature che volevo farvi vedere è, scusate, è che questa applicazione musica scarica direttamente attraverso internet i testi delle canzoni, e quindi le possiamo usare un po' come un karaoke. Adesso mi sta smentendo, vediamo un po' se troviamo una canzone che riesce a scaricare i testi. Forse l'ho disattivato. Contenuti live. Scarica copertine di album, foto, artisti, testi, brani e altro. Adesso non mi sta funzionando. Beh, purtroppo non ve lo posso far vedere. Comunque, l'opzione c'è. Forse queste canzoni sono un po' sconosciute e quindi non riesce a trovare corrispondenza con i testi. Bene, andiamo avanti. Vi faccio vedere a questo punto un po' come funziona la tastiera andando ad entrare nell'applicazione SMS, tastiera che è presente in modalità swipe, cioè la tastiera swipe di tutta la vita, e la tastiera normale. Io preferisco la tastiera swipe, vi faccio vedere come funziona. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Beh, funziona abbastanza bene. Anche le parole che non riconosce possiamo aggiungerle manualmente. È un'opzione che sinceramente apprezzo molto. Anche in modalità landscape i tasti sono molto
ampi e la scrittura è abbastanza veloce. Come vedete. Bene, adesso andiamo a vedere, direi, la parte browser e facciamo vedere un po' il funzionamento del browser personalizzato nei colori dell'interfaccia, ma comunque è sempre quello lì, lo solito browser Android. Tra le opzioni di personalizzazione non è possibile forzare la modalità della visualizzazione delle pagine web sempre in modalità desktop, quindi dovremo andare a cercare la versione desktop delle pagine che verranno aperte in modalità mobile o direttamente installare per esempio Dolphin Browser. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, che è una pagina molto pesante con molto contenuto di foto, video e quant'altro. Pinch to zoom ovviamente presente. Ottimo. E ovviamente andiamo ad aprire un video in flash. Flash player ovviamente presente. Switchiamo in modalità landscape. Stiamo riproducendo un video e possiamo continuare a navigare tranquillamente senza nessun tipo di lag. Bene, ma andiamo per esempio sulla nostra pagina web. Lo switch tra modalità landscape e modalità portrait avviene in maniera quasi istantanea, come potete vedere. Doppio tap, istantaneo e il pinch to zoom molto buono. Ovviamente il browser beneficia della risoluzione del telefono, che ricordiamo è di 960x540 QHD. Adesso vi vorrei far vedere un esempio della potenza di questo smartphone. Andiamo ad aprire la pagina web del nostro amico Battista 70 Phone, che ha pubblicato la recensione del Motorola Razr, includendo nella stessa pagina fino a 7 video. Forse sono un po' troppi, anche per il mio portatile, che se li vado ad aprire con il mio portatile scoppia. Comunque, proviamo ad aprirli tutti e sette sul Motorola Razr e vediamo cosa succede. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. Il telefono non è ancora scoppiato, eh. È un po' caldo sotto, ve lo posso assicurare, è abbastanza caldo, però funziona e è anche abbastanza bene. Possiamo continuare a navigare nonostante abbiamo 7 video aperti di YouTube sulla stessa pagina sul browser. Ripeto, il mio portatile scoppierebbe a questo punto. Questo dimostra la potenza del chipset OMAP 4 con processore dual core a 1,2 GHz. Ok. L'ultima cosa che volevo farvi vedere prima delle conclusioni è un gioco, si tratta di Shadowgun. Così facciamo vedere anche le prestazioni ludiche di questo smartphone.
Ricordo che il gioco Shadowgun l'abbiamo recensito per piattaforma tablet Tegra 2 sul nostro blog, ma funziona benissimo anche sul Razor che ha un altro chipset. E direi anche abbastanza bene. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Questo smartphone, il Motorola Razr, ci è piaciuto veramente tantissimo, sia per quanto riguarda la parte hardware e di design, con la cover posteriore in Kevlar, veramente molto molto bella, e il design con questo spessore di soli 7,1 mm e il peso che è veramente un peso piuma, 117 grammi, non si sente quasi in mano. Lo schermo Super AMOLED è una goduria perché ovviamente i colori sono molto accesi ma comunque naturali e il contrasto è elevato, la luminosità è tutto, la qualità dell'immagine si beneficia anche della risoluzione a 960x540. La parte software, che dire, si comporta veramente molto molto bene, il telefono è reattivo, super veloce, mai un impuntamento. Gli unici problemi che abbiamo avuto sono con la galleria che ha un difetto di lag quando andiamo a fare il pinch to zoom. E qui i tasti Android non sempre rimangono accesi quando stiamo utilizzando il telefono. Questo è un problema per quanto se siamo sotto condizioni di luce non ottimale, non possiamo vedere bene i tasti qui sotto. Spero che Motorola risolva questi problemi con l'aggiornamento che ha promesso ad Ice Cream Sandwich per i primi mesi del 2012. Aspetteremo conferme. Per il resto è uno smartphone che sicuramente ci sentiamo di consigliare a chi sta cercando un terminale top di gamma, a un prezzo non esagerato, comunque sempre abbastanza alto, sui 500-530 euro, è un prezzo importante, ma stiamo parlando di un terminale top di gamma con delle qualità eccezionali. Bene, questo è tutto, vi ringrazio per aver visto la mia video recensione del Motorola Razr, vi rimando al blog www.androidgeek.it, un saluto da Luca.